L'Abruzzo è stato fino ad oggi, rispetto al dato nazionale, non dico risparmiato perché non c'è niente da risparmiare quando decine e decine di persone sono già decedute e centinaia sono ammalate, molte di queste centinaia sono dentro gli ospedali, quindi lo dico non per gusto macabro, ma per continuare a responsabilizzare me stesso e tutti coloro che ci ascoltano alla serietà della situazione. Però è chiaro che rispetto alle enormità del flagello che ha colpito la Lombardia, alle dimensioni di Piemonte, Emilia-Romagna, ma anche delle vicine Marche, che hanno un numero tra le 4 e le 6 volte maggiore di malati, l'Abruzzo da questo punto di vista ha sicuramente conosciuto e sta conoscendo un dato inferiore. Però questo non ci deve far sentire tranquilli e rilassati perché, ripeto, il dato è comunque molto pesante. Con un'ordinanza che ha la firma in questi minuti, che l'assessore mi ha sottoposto dopo una lunga analisi della situazione, abbiamo riperimetrato la zona rossa della Valfino e di Elice, estendendola all'area Vestina. La ASL, in questi giorni, alla quale abbiamo chiesto sin dal giorno dopo l'istituzione della zona rossa, che è stata istituita mercoledì della scorsa settimana, già dal giorno successivo abbiamo chiesto alle ASL di fare un costante monitoraggio della situazione. Questo monitoraggio ha portato l'ASL a individuare effettivamente una curva crescente di contagi e di pericolosità di questi contagi nell'area Vestina e a individuare alcuni comuni ai quali estendere la disciplina della zona rossa. I comuni che rientrano, oltre a quelli che già facevano parte della zona rossa, che erano i 5 comuni della Valfino, cioè Montefino, Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita ed Elice nella provincia di Pescara, mentre gli altri erano in provincia di Teramo, oggi si aggiungono Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano, perché già oggi la provincia di Pescara è la più colpita, credo, se non sbaglio con i numeri, che i 2/3 dei malati sono ricoverati o comunque residenti nella provincia di Pescara, vuol dire che la sola provincia di Pescara ha il doppio dei malati di tutte le altre 3 province messe insieme. Da questo punto di vista si comprende anche il fatto che l'area metropolitana di più densamente abitata possa essere più esposta di altre a questo problema e se, come purtroppo è accaduto, si è creato un focolaio di difficile origine nella Valfino e nell'area Vestina, che hanno rapporti molto stretti con l'area metropolitana e con la costa, questa cintura di separazione serve ad aiutare, diciamo, a ritardare l'effetto del contagio, se non ad annullarlo.